Gli androgeni principali che possiamo misurare nella donna, innanzitutto dobbiamo ricordare che provengono o dalla corteccia surrenalica, e precisamente dalla parte più interna della corteccia surrenalica chiamata zona reticolare, oppure possono provenire dall'ovaio. I principali androgeni sono ovviamente il testosterone, che è l'ormone, l'androgeno, quindi l'ormone maschile, cosiddetto maschile principale, cioè quello con più elevata potenza ai fini della sua interazione con il recettore. Poi abbiamo l'androstenedione, dal quale per conversione a livello sia surrenalico che ovarico deriva il testosterone. E poi infine non dobbiamo dimenticare quelli che sono i due androgeni più abbondanti nel corpo di una donna e che sono di produzione della corteccia surrenalica, e sono rispettivamente il deidroepiandrosterone e il suo solfato. Entrambi questi, come dicevo, sono presenti in quantità veramente abbondanti, e sebbene siano degli androgeni cosiddetti deboli ai fini della loro interazione con il recettore, nel corpo poi perifericamente vengono trasformati da una serie di enzimi in androgeni ben più potenti come il testosterone e infine il suo 5-alfa derivato che è il diidrotestosterone.